Il principe Harry sta crescendo incredibilmente nostalgia di casa, secondo un esperto reale, che ha affermato che il recente viaggio nel Regno Unito per il Giubileo di Platino ha riacceso pensieri e sentimenti sulla sua vita precedente. Il principe Harry sta diventando sempre più irrequieto in California ed è incredibilmente nostalgia di casa per la sua precedente vita reale, secondo un esperto. Neil Sean ha detto agli spettatori sul suo canale YouTube che una fonte molto buona che conosce bene Harry afferma di non essere impegnato al 100% nella vita in California. I Sussex hanno vissuto in California da quando si sono dimessi da membri anziani della famiglia reale e si sono trasferiti nello stato natale di Meghan Markle, dove vivono con i loro due figli. Il signor Sean ha detto agli spettatori, non tutto sembra roseo per Harry. Abbiamo visto l'ultima volta il principe Harry qui per le celebrazioni del Giubileo di Platino. Dal mio punto di vista, non ho mai visto Harry felice da quando ha lasciato la monarchia. Nelle ultime settimane, abbiamo visto il principe Harry intraprendere la stagione di polo in California, cosa che gli è sempre piaciuta nel Regno Unito. Secondo una fonte, Harry ora ha un'incredibile nostalgia di casa, ha detto che i sentimenti di rimpianto e nostalgia si sono sviluppati dopo il ritorno di Harry dalle celebrazioni del Giubileo di Platino. L'esperto reale ha spiegato, un'ottima fonte che conosce bene Harry afferma di essere per metà dentro e fuori al riguardo. Il ritorno per il Giubileo ha riacceso i sentimenti sulla sua vita precedente che conosceva, in particolare tutto lo sfarzo e le circostanze di un evento reale. Ma si sentiva anche distante dalle persone nel Regno Unito. Al suo ritorno in California, non è stata la vita che pensava inizialmente gli piacesse. Sta cercando di darsi da fare, con il suo libro, Spotify e Netflix. Per Harry, questo è incredibilmente difficile perché Meghan non ha intenzione di tornare nel Regno Unito, a maggior ragione dopo il Giubileo.